4 del mattino, stiamo per andare sulla The Floating Piers, quindi siamo a Iseo. Vi porto con noi. Questa è la parte che in teoria in certi orari è tutto pieno completamente di gente. E adesso è vuoto. Ci sono tutti i bar aperti, un sacco di gente in giro, dicono che fino a poco fa c'erano su 6.000 persone, fino all'incirca un'ora e mezza fa, quindi quelli che hanno fatto la notte. Vedete per terra tutto il tessuto che poi andiamo a ritrovare sul ponte, però di sicuro non ci cammino a piedi. Guarda che è tutto pieno di immondizia, vedete. Tutto il tragitto è ricoperto da questo tessuto e all'ingresso ce n'è stato dato un campione insieme al bigliettino che spiega. Comunque la The Floating Piers è un'opera d'arte creata dall'artista bulgaro Christo, che l'ha proposta in vari paesi del mondo. L'Italia l'ha accettato, come location è stata scelta Iseo appunto perché è il lago, comunque il lago di Iseo, quindi il Sebino è quello che ha l'isola centrale. Quindi ha l'isola in centro al lago, una tra le più grandi d'Europa, su un lago. Quindi noi siamo nella parte più vicina a Montisola, sulla terraferma, che è sul Zano. Quindi noi adesso praticamente prendiamo il ponte galleggiante da Solzano a Montisola, poi a Montisola ci sono due rami che circondano un'isola privata di San Paolo. Dove volete andare? Sul ponte. Il ponte è di qua. Ecco. Sono 20 metri. Ah, se volete fare il foto anche per tutto, è qua. Ok, facciamo la foto anche da qui. Di là. Da qua si può fare la foto? Ok. Tanto noi avevamo sbagliato il tragitto. C'è una transenne, non sono neanche rincoglionita così. Ok, vedete il ponte. Quello è tutto il percorso. Vabbè, adesso è al buio, dopo accendiamo un po' il flash. Ok, tutta la parte del tragitto al tronno è buio perché sono le 4 del mattino. Dopo ne farò magari un pezzettino anche al ritorno. È tutto fatto apposta, frastagliato, proprio per dare la sensazione tattile di camminare sulla sabbia. Infatti consiglia, perlomeno l'autore dell'opera Christo, di farlo a piedi nudi, perché comunque il tessuto è bagnato, perché la piattaforma lo vedrete a filo d'acqua. Seguiamo. Guardate che bello. E adesso è bianco, quindi è tranquillo. Saliamo sulla The Floating Piers. Avvisi meteo. Quelli sono gli avvisi meteo. In base agli avvisi sì, sono aperti più o meno il ponte. Il ponte viene chiuso e aperto durante la giornata. Col bianco è tutto aperto, col rosso è chiuso, con il giallo solo una parte. È uno strano effetto tutto gommoso. Guardate, quello che vedete là in fondo è Montisola. Quindi noi adesso un po' alla volta raggiungiamo Montisola. Facciamo anche qualche foto, anche se non si vede tantissimo. Prima raggiungiamo Montisola, poi c'è un pezzo sulla terraferma, sempre con questo tessuto. E basta, dopo da Montisola andiamo a vedere l'isola di San Paolo, che ha due rami che li girano intorno, perché logicamente è privata, quindi dovevano lasciargli lo spazio di navigazione. Come vedete sul ponte c'è sia personale medico che comunque di guardia e sorveglianza, quindi...
Ok, non so a che punto che ero arrivata perché mi si è interrotto il video. Comunque vi stavo dicendo che adesso noi stiamo raggiungendo l'isola di Montisola e poi da lì facciamo un pezzo sulla terraferma, sempre su questa pavimentazione, e andiamo sull'isola di San Paolo, non sull'isola perché non si può perché è privata, ma hanno creato due ramificazioni che li girano intorno lasciando lo spazio per il passaggio per le persone che vengono via. Quindi dopo vi riprendo comunque anche col giorno, faccio le foto, perché logicamente non posso fare 4 km e mezzo di video. Vedete? Mi stavo suicidando. Ignorate. Ricordo che molte persone si sono ferite alle caviglie. Perché ci sono le pieghe del tessuto. Vedete, è molto bella, molto affascinante. Io ve lo consiglio, chi vuole venire, gli conviene venire la mattina o la sera tardi, perché comunque gli orari, che anche l'autista dello shuttle ha detto che dove c'è meno gente, perché comunque hanno portato via prima delle 2 6.000 persone c'erano su, quindi, ed è una cosa spettacolare perché si cammina in mezzo all'acqua. Adesso non si vede bene, vedete solo il buio, però si vede tutto intorno. Comunque dopo stiamo camminando, siamo proprio in mezzo al lago, e dopo vi faccio vedere con la luce com'è. A dopo. Io non so se riesco a darvi la sensazione, ma galleggia, cioè si muove tutto. Se tu sei fermo, se cammini non te ne accorgi, ma se sei fermo senti che è mobile. Quindi gli ondeggiamenti che vedete non sono io che mi muovo, ma è la passerella che galleggia, quindi col movimento delle onde ondeggia parecchio. Quindi è per quello che quando il tempo è brutto lo chiudono, perché sarebbe sicuramente pericoloso. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati, siamo quasi alla fine della prima parte del ponte. Ok, adesso di là ci dovrebbe essere il tornello, usciamo, praticamente facciamo un pezzo sull'isola e ci congiungiamo all'altra parte della piattaforma galleggiante, che è quella che è intorno all'isola di San Paolo. Siamo stati fortunatissimi perché appunto vi ho fatto vedere Bollino Bianco, quindi è aperta, quindi riusciamo tranquillamente a avere sia la visione notturna che quella diurna, perché comunque dopo stiamo qua fino a metà mattina, anche perché non vogliamo trovare la calca. E vedete, bellissimo, questo è il lago di notte, è meraviglioso. Ok, signore e signori, dite ciao, perché qua c'è la webcam, che è quella che teniamo controllata noi, che fa vedere il pezzo di piattaforma, quindi si riesce a vedere quasi tutto lo snodo fino a Iseo, e poi si vede un pezzettino di gente che a una certa ora non ci si muove e che va verso l'isola di San Paolo. Ci rivediamo dopo. Qui stiamo andando verso l'altro ramo, vedete tutta la parte del tragitto rivestita di questo tessuto arancione, e andiamo verso la passerella di San Paolo. Se non mi uccidono. Ecco, contate che i mezzi privati non possono circolare. È una delle peculiarità dell'isola, che comunque anche per i residenti. Quindi i residenti hanno una macchina, hanno dei parcheggi sulla terraferma, a seconda in vari punti hanno comunque delle agevolazioni, logicamente, perché Montisola non è percorribile con l'automobile, ci sono soltanto dei mezzi lavorativi e sono pochi. Oggi se ne vedranno tanti, ma semplicemente perché per l'evento logicamente devono continuare a rifornire bar e ristoranti, perché molti sono aperti 24 ore su 24,
come gli shuttle, ci sono alcuni paesi tipo Iseo dove parte 24 ore su 24, altri dove vedete ci sono comunque giù anche vari stand che se non sono aperti. Qua è un punto di imbarco, adesso ci spostiamo perché sta arrivando un motorino. Vedete, sono comunque sempre fattorini, appunto come vi dicevo. E adesso camminiamo, ci portiamo verso il ramo dell'isola di San Paolo della piattaforma galleggiante e poi aspettiamo le 5 perlomeno che faccia un po' chiaro, perché dopo, se dovesse per qualche motivo, siccome che il tempo sul lago è molto mutevole, in un attimo comunque può cambiare, soprattutto sul lago di Iseo. Quindi possono chiuderlo in qualsiasi momento, perché appunto essendo due rami è molto più difficile poi far evacuare le persone. Vedete, adesso c'è gente, ci contate che sono le 4:30 del mattino e c'è comunque moltissima gente che va, che viene. Comincia a vedersi la luce. Adesso voi non notate la differenza, ma inizia a vedersi la luce. Quindi ci portiamo verso quel lato. È un bel pezzo da fare a piedi, solo che durante l'orario di punta non ci si muove, perché comunque saremo a 6 metri a questo punto. Cioè, il contatto è che la piattaforma sono 16 metri di larghezza e questa è già larga, perché se dopo ci si addentra comunque nei vicoletti, che sono molto belli, sono più stretti. Quindi vi assicuro che a certe ore qua non ci si muove più, noi comunque lo teniamo guardato con la webcam perché è puntata tutto il giorno appunto dove abbiamo mostrato prima, e quindi è incamminabile. Noi siamo partiti proprio di notte perché sennò di giorno, oltre che ti cuoci, c'è un sacco di gente che si è sentita male, perché comunque ci sono i tornelli. In più, se prendono il treno, sono pieni gli autobus, la prefettura vieta proprio di portare le persone, quindi le fanno smaltire prima. Le corriere partono solo da Sulzano a le varie destinazioni dove sono dislocati i parcheggi autorizzati, dove partono gli shuttle, ed è vietato arrivare. Quindi noi, per evitare questo, anche perché domani lavoriamo, siamo partiti presto. Ok, adesso non si nota tanto, ma siamo sul braccio, quello che molto spesso è chiuso, quindi quello che porta all'isoletta privata di San Paolo. A un certo punto il braccio si divide perché lì si gira intorno, ma hanno lasciato giustamente uno spazio per poter passare con le barche per i proprietari. Adesso non si nota tanto dal video, però sta comunque iniziando a fare chiaro. Noi veniamo là da in fondo, e in fondo c'è il tornello che, nel caso di brutto tempo, questa parte qua rimane chiusa. Adesso il bollino è ancora bianco, quindi andiamo avanti perché comunque oggi danno nuvoloso, e col nuvoloso, se dovesse esserci tanto vento, questo lo chiudo ovviamente, perché essendo due bracci è più difficile da evacuare, presumo che sia quello il motivo, e lasciano aperto solo quello centrale che fa Montisola Sulzano, anche se tipo domenica per diverse ore è stato chiuso. Quindi questa sarà l'ultima ripresa che facciamo al buio. Vedete, si vede comunque tutto il pontile che gira intorno dopo comunque all'isola di San Paolo, e dopo riprendiamo il video con la luce. A frappè. Ok, come vedete inizia a schiarire, è iniziato un po' più avvicinare, quindi stiamo andando un attimino più veloce, perché quando piove questo tratto, se aumenta un pochino il vento, lo chiudono. Fermo un attimo, se non vedete una mazza. Vedete, quella è l'isola di San Paolo. Speriamo di riuscire a girarla intorno. Piove e non piove tantissimo. Faccio vedere un po' la vista, così, che è molto bella. Vedete anche la pioggia. La vista a 360 gradi. Ok, vedete, è molto bello. A quest'ora qua è molto bello perché si vede proprio l'alba. Però meglio così, in teoria dovrebbe piovere poco. Oggi davano solo pioggia giusto la mattina alle 5. E alle 5 è iniziato a piovere in punto. Quindi ricordatevi il meteo.it
affidabile al 100%. Questo era lo sponsor. È stato molto bello perché di solito vicino a quest'isola ci si avvicina solo quando si fa il tour delle tre isole sul lago, quindi non è proprio avvicinabile. Infatti c'è una recinzione e logicamente non si può andare oltre, quindi non si può andare di per sé sull'isola. Possiamo vederla solo intorno, però è veramente bello. E adesso che c'è più chiaro si vede già qualcosa, perché prima effettivamente si vedeva poco. È veramente molto affascinante, soltanto che logicamente essendo morbida, sì, mi muovo, come vedete un po' tutto sfocato. Ok, vedete, anche se sembra che sia attaccata, comunque c'è la recinzione e se noi andiamo lì c'è l'acqua, stiamo camminando sull'acqua, c'è un po' di vento. Quindi siamo miracolati di essere arrivati fin qua. Infatti andate di stare molto attenti, perché molte persone appunto si sono fatte male perché non è collegata al muro, ma ci sono comunque mezzo metro, vedete che c'è la transenna, perché molte persone si avvicinavano ieri, si sono fatte male, quindi l'hanno transennato. Però è bello perché comunque col motoscafo non si avvicina così tanto, e così vedete la visione della The Floating Piers, sia con il chiaro che la visione notturna. Noi le abbiamo avute tutte e due senza venire due volte. Sono due rami, quindi noi stiamo seguendo adesso quello di sinistra e poi faremo quello di destra, perché logicamente dovevano lasciare lo spazio libero. Siamo proprio sull'acqua, vedi? Vedete? E lì bisogna stare attenti perché molta gente si è fatta male. Quindi questa è la visione all'alba. Quello porto privato, questo qua. Sì, quello dell'isola. Un piccolo porto privato che adesso hanno tutto chiuso per via del ponte. Ci sono le anatre che ci guardano. Praticamente li giriamo quasi del tutto intorno, tranne un pezzo che hanno lasciato libero. Non c'è nessuno. È che abbiamo dovuto correre parecchio perché comunque è piuttosto distante questo ramo, e se per caso il tempo peggiora di colpo o comunque c'è troppa gente, questa è molto spesso è stata chiusa, quindi è già una fortuna riuscire a vederla. Vedete, questa è l'isola. Credo che sia più per la servitù che il posto. Sì, può essere. Sinceramente non chiedetemi se ci abita qualcuno, cosa, se è uso privato. Sì, è uso per privato. O forse l'affittano anche magari per qualche location tipo matrimoni, potrebbe essere. Perché so che c'è qualche isola, non so se questa, che comunque l'affittano, perché dentro comunque ci sono. C'è un gazebo, quindi potrebbe essere. Comunque di per sé l'isola è privata, quindi non è accessibile normalmente. Guardate che bella visuale. Forse sta smettendo anche di piovere. Sì, non piove più. Tienimi l'ombrello allora. Sì. Che riprendo. È che abbiamo dovuto correre un casino perché comunque ci sono steward molto ravvicinati. Quindi nel momento in cui la prefettura dice chiudete, perché comunque tutto viene fatto dalla prefettura di Brescia, la chiudono. Quindi volevo vedere anche questo pezzo perché
non ho intenzione di venirci un'altra volta. Quindi l'abbiamo fatta tutta di corsa. Infatti è iniziato a piovere, io ho iniziato comunque a camminare velocemente, mentre che mio marito aveva creato delle emergenze ombrelli attaccandoli allo zaino in modo che non dessero fastidio con le fascette. Dovuto usare, era in caso di emergenza purtroppo. Infatti era solo per emergenza, perché era aveva fatto i buchi con quella macchinetta per fare i buchi alle cinture che hanno la litro, andiamo vicino al bordo, che così non troppo vicino, ed erano ad uso esclusivo d'emergenza, perché una volta tolta la fascetta va dietro la forbice, non potevamo più, sì, ho visto, non potevamo più rimetterli via. Stai qua, vedete, questa è la visuale. Vediamo se riesco a fare qualche foto mentre che giro il video. Quello che vedete alla vostra sinistra è l'isola piccola. Adesso non metto a fuoco, vediamo se metto a fuoco, perché con le luci un po' disturbano. Vabbè. Faremo un'altra volta il lato di là. Ecco, adesso è ritornato a fuoco perché ci sono le luci, quindi logicamente disturbano. Così faccio anche qualche fotografia, poi vedo. Però il sud della passerella praticamente è sicuramente un'esperienza bellissima, anche perché è unica nel suo genere al mondo, appunto. Questo artista cosa? Ok, se mi avessi prestato qualcosa, un'altra fase, un infarto. Lui l'ha proposto in vari paesi e solo qua è stata accettata, quindi è un'esperienza unica al mondo. A meno che non abbia un successo eccezionale, poi verrà riproposta da altre parti, non lo so. In teoria dovrebbe rimanere unica, infatti c'è gente da tutto il mondo che sta venendo appunto per vederla, perché comunque stiamo camminando su dei pontili, immaginatevi l'opera. Ci sono voluti comunque parecchi mesi per poter mettere tutti questi blocchi galleggianti, li hanno dovuti collegare pezzo per pezzo. Vedete, noi adesso stiamo girando intorno all'isoletta. Qua è sempre l'isola. Quella lì è la parte bergamasca praticamente, quella parte di Bergamo. Adesso ci avviciniamo un po' e dovremmo avere la parte bergamasca del lago. Quindi noi abbiamo scelto di venire in un giorno lavorativo, sperando che ci fosse meno gente possibile. E venendo la mattina molto presto, siamo comunque riusciti a vederla tutta. Ha piovuto giusto un quarto d'ora, tanto per farci sganciare gli ombrelli d'emergenza. Con tanto amore l'avevo fatto io. Guardate. Quella è la rocca sul Monte Isola, quella è Monte Isola, quella è una rocca là di sopra. Ecco, quella che stai guardando. L'ho zoomata. Quella è Monte Isola. E qui è di nuovo l'isoletta di San Paolo. È un'esperienza unica, irripetibile, bellissima, perché adesso con la luce è bello anche di notte, ma di giorno si vede lo spettacolo. Sì, era bello anche farlo di notte, però logicamente anche le foto si vedeva quello che si vedeva. Adesso, ad esempio, invertite voi in fotocamera, vedete già molto più chiaro di quello che io in realtà vedo. Quindi sta iniziando comunque a salire il sole, per modo di dire, perché nuvi all'orizzonte. Però noi, una volta che abbiamo fatto questa parte, noi siamo a posto, perché comunque dopo riusciamo ad andare su quella principale, che è quella che collega Solzano Montisola, e da qui che dopo invece la chiudono, quindi diventa un problema. Facciamo le foto. Così fotografo anche mentre che riprendo, perché delle volte purtroppo riprendo ma mi dimentico di fotografare, quindi a me mi piacciono moltissimo le fotografie. Adesso fotografo un po' mentre che facciamo il vlog, magari se vedo che esce troppo lungo ve lo divido, non lo so, vediamo, perché lo sto registrando pezzi, smetto di registrarlo, anche perché comunque il telefonino più di mezz'ora continuativa di video non me lo fa fare, poi magari rompe. Però per chi magari non l'ha vista, la vede solo da TG, penso che comunque sia una cosa interessante da vedere, proprio per la sua unità,
per il fatto che è unica. Non mi viene il termine giusto, quindi non diciamo sproloqui, che ne dico già abbastanza, soprattutto essendo svegli da prima delle 2 del mattino. Vedete, comunque c'è già molta gente, anche se non sembra. Contate che la portata della passerella sono 7500 persone, quindi quando c'è pieno a Sulzano ci sono centinaia di persone ferme e devono aspettare che la gente esca a Montisola, e dopo devono trovare un modo di evacuarla, perché delle volte non è possibile ritornare sulla passerella, soprattutto se c'è il bollino rosso la chiudono, quindi dopo da lì bisogna prendere il battello. Ah no, ma li abbiamo girato intorno completamente, ma non avevo mica detto che le separavano. Mi sembrava di aver letto che era separato. Vedete, siamo tornati al punto di partenza, il giro era completo. Avevamo capito che lasciavano lo spazio e la separavano, invece no. A questo punto probabilmente non è nemmeno abitata. La useranno solo forse come casa di villeggiatura o per magari fare qualche location per i matrimoni. Mi informerò. Poi magari ve lo scrivo nell'info box cosa la usano a fare esattamente. E così abbiamo visto tutto quello che è la parte della passerella. Dopo vi mostro l'altra parte fatta di giorno, quindi quella principale, quella che collega Sulzano a Montisola. E intanto dall'isola di San Paolo vi saluto. Ore 6, vedete, l'afflusso inizia ad aumentare. Il tratto non l'hanno chiuso, noi siamo ancora sull'isoletta di San Paolo. Intanto mi sono informata su internet, è semplicemente ad uso privato ed attualmente è di proprietà della famiglia Beretta. Quindi è proprio solo privata, non ci fanno niente, credo, a meno che non ci siano accordi diversi. L'ho cercato online, è stato anche un priorato per un certo periodo, è passato comunque di tante proprietà, però di per sé adesso ancora attualmente è della famiglia Beretta. Questa è l'isola, purtroppo non abbiamo visto l'alba perché c'è un po' nuvoloso, c'è tantissimo vento, si sentirà sicuramente. E adesso la gente, vedete, inizia ad affluire abbastanza copiosamente. Più che altro la parte più brutta dopo è che comunque c'è un bel pezzo a Montisola da fare, e quindi il vialetto comunque sono all'incirca 8 metri, perché sono più o meno la metà del ponte di Cristo. Quindi vedete, il lago è bello mosso. Vi facciamo ancora tutto il giretto intorno all'isola di San Paolo, lo facciamo a ritroso. Quindi andiamo in senso antiorario rispetto a prima, facciamo il giretto e poi ci avviamo di là, anche per evitare proprio che dopo venga l'ora di punta in cui proprio ci sia una calca terrificante. E più che altro ci interessava vedere appunto questa parte qui, perché la preoccupazione stamattina che la chiudessero c'è stata, perché come cambia, mettono il bollino, chiudono, poi comunque logicamente essendoci un sacco di steward ti bloccano. Anche se tu sei già, ti fanno tornare indietro. Quella è la casa, comunque ci sono telecamere dappertutto. Quella è una delle entrate. Penso poi che sarà la parte principale. Dopo il tronde ondeggia, non si può fare niente perché la piattaforma è comunque morbida. È una specie di trapuntato, quindi proprio per riprodurre la sensazione della camminata sulla sabbia, vedete, ci sono comunque anche le telecamere, perché logicamente l'isola di per sé è privata, e comunque per tenere controllato, perché ci sono stati comunque diversi infortuni, per avere sempre la situazione sotto controllo. Vedete tutte le persone comunque che vedete con le giubbe rosse, sono persone che fanno assistenza, ci sono i gommoni medici, varie zone, comunque vari punti dove è possibile appunto essere visitate se ci si fa male. Perché ci sono stati molti problemi in questo punto, perché non essendo appunto del tutto collegata all'isola ma essendo staccata, molte persone hanno preso una marea di storte ieri, quindi hanno avuto bisogno dell'intervento medico un sacco di gente. Peccato, perché a quest'ora avremmo dovuto, vedete, vedere proprio il sorgere dell'alba. Infatti abbiamo incontrato una signora che ha dormito qua, perché aveva un'amica che aveva la casa Montisola e si era alzata presto apposta per vedere l'alba, però è stato impossibile.
quindi noi lo percorriamo. Ah, senti. Vediamo se si vede. Vedete, ondeggia. C'è ondeggia proprio, c'è un casino perché sono tutti i moduli. Chi soffre di mare mare. Mentre che cammini senti la fatica sulle gambe perché comunque ondeggia. Però proprio senti la sensazione proprio che si sposta quando di per sé ti fermi, perché mentre che cammini non si vede. Però è molto bello, perché questa prospettiva non capiterà più di vederla. Sì, Iseo è parecchio lontano, però Iseo è in fondo, in fondo. È proprio in fondo alla visuale di adesso. Intanto scattiamo anche un po' di foto. Man mano che diventa sempre più chiaro, non ho più piovuto. Fisicamente bisogna stare attenti ad avvicinarsi, perché comunque vedete non è dritta la parte dove c'è la parte laterale della passerella, comunque in pendenza, quindi essendo bagnato molte persone sono anche scivolate ieri. Ci sono state diverse disavventure, vedete. Adesso ve lo zoom un po' e dovrebbe vedersi meglio. Si vedono le persone che man mano arrivano. E dopo niente, vi mostro direttamente la parte di ritorno quando siamo sulla passerella principale che collega la terraferma a Montisola. Adesso noi andiamo via dall'isola di San Paolo e ritorniamo verso Montisola. Vedete, sono solo le 6:20, però comunque c'è già luce. Guarda di finanza. C'è già parecchia gente. C'è anche la guardia di finanza. Abbiamo una guardia di finanza, guardate, ve la faccio vedere bene 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 bene. Guardate che bella imbarcazione. E adesso ripercorriamo tutto questo, forse è il pezzo di tratto più lungo. Poi comunque in fondo gira, poi ha una ramificazione che va uno da un parte di Montisola e uno va più verso dove dobbiamo andare noi. Senza farvi una guida, vedete che si muove, io sono ferma, ma è proprio ondula tutto perché sono tutti pannelli, è proprio bellissimo quando firma, proprio a telecamera forse non se ne accorge, ma veramente cioè, si alzano tanto i moduli, c'è un effetto veramente molto carino. Noi adesso ci riportiamo verso Montisola con calma, perché qua ve l'avevo detto, abbiamo corso un po' perché pioveva e le previsioni davano semplicemente coperto per oggi, possibilità di pioggia alle 5 del mattino, alle 5 del mattino in punto ha piovuto. Adesso vedete da dove siamo venuti noi e poi in fondo c'è una diramazione e si può scegliere da che punto di Montisola andare, quindi da dove siamo venuti noi, che è quella parte di là della passerella, oppure prendere l'altra diramazione, la seconda che vedete, che quindi lì andiamo in un altro punto comunque di Montisola, in un'altra frazione. E boh, andiamo avanti con la nostra bella passeggiata. E guardate ragazze, secondo loro è un casino. Non so quanto lo lasceranno aperto questo ramo, perché si fa fatica a stare. Vediamo se riesco a farvi vedere, perché è allucinante. Guardate, qua si vede tantissimo. E tutta la passerella ondula così. Adesso abbiamo capito perché la chiudono, perché veramente essendo fluttuante ondula tantissimo, cioè proprio ti viene mal di mare veramente.
Vedete, si vede, sì. Guardate quanto dondola, è terribile. Aspetta, mamma, sei donna. Se ti metti così, capisci vermi. Non riesco a capire. Guarda come dondola, si vede un casino. Ecco il cameraman per terra. Prospettiva del cameraman. Se non mi vola addosso. Se non mi pesta qualcuno. Mi stanno facendo vedere la prospettiva bassa. Infatti, vedete come sta onteggiando. Me lo stanno facendo anche questi qua davanti a me. Cappello, Luisa? Ok. Suonano con quella prospettiva. Stiamo mostrando in real time. Speriamo che notate quanto dondola, perché è allucinante, eh? Cioè si fa proprio fatica. E non lo stiamo facendo solo noi di fare i lombrichi per terra, ve lo diciamo. Io Simona mi ha già guardato. Ok, vedete, questa è la diramazione che vi dicevo. Quindi qua possiamo scegliere di andare a Montisola, da dove siamo venuti, oppure di isoletta, là è da dove siamo venuti noi. Facciamo qualche foto e guardate, aspettate, ta-ta! A piedi nudi come consigliano. Alla fine ho deciso effettivamente, è vero, sensorialmente diverso. Poi ci sono sempre di persone che si sdraiano per terra. Deve essere bellissimo, però voglio provare solo. Ma sono in centro. Ok, vedete? Questo è il punto dove ci sono i tre rami. E adesso la facciamo più di questo, se non mi sentirete più, perché mi viene qualche battero. Per quale facciamo? Da dove siamo venuti? Ripercorriamo a ritroso da dove siamo venuti, non facciamo di là. Tanto uguale, perché comunque dopo bisogna fare tutto il pezzo di Montisola e per forza, per ritornare sulla terraferma, dobbiamo passare da dove siamo venuti. Quindi andiamo avanti a piedi nudi, ed è vero, è una sensazione diversa, perché hanno creato tutto questo discorso, questo tessuto messo ondulato apposta, il pontile morbido, l'importante è non beccare vetri, sennò finiremo in ospedale il vlog. Facciamo qualche foto anche al secondo ramo. Voilà. Peccato per l'alba, però pazienza. Comunque un'esperienza bellissima. Adesso inizia a fare il bello chiaro. Guardate che visuale diversa. Là è l'isola di San Paolo dove eravamo prima. Si è zoomato logicamente, perché guardate la distanza effettiva, vedete? Il vento va a momenti, si è leggermente calmato, comunque c'è, si dondola, quindi vi verrà mal di mare anche voi, però è bello perché comunque ci sta, sta uscendo comunque una bella giornata, tutto sommato, è nuvoloso, però perlomeno non fa un caldo allucinante, anche perché in certi orari c'è veramente tantissima gente, vedete che comunque sono le 7 in punto, sentite, suonano i campani, sono le 7 e si sta già riempiendo, e vi assicuro che noi siamo arrivati comunque Iseo alle 3, c'era un sacco di gente sia che tornava che stava andando, appunto per evitare sia le ore più calde nel caso che trovi coda, ma anche perché comunque per riuscire a fare una cosa più tranquilla, soprattutto perché a Montisola le strade sono molto strette, quindi se c'è tanta gente non riescono proprio a smaltirla.
però mentre che sale la luce è un bel effetto. Adesso inizia a fare il bello chiaro, guardate che visuale diversa. Là è l'isola di San Paolo dove eravamo prima, adesso è zoomato logicamente perché guardate la distanza effettiva, vedete? Il vento va a momenti, si è leggermente calmato, comunque c'è, si gondola, quindi vi verrà mal di mare anche voi. Però è bello perché comunque ci sta, sta uscendo comunque una bella giornata, tutto sommato è nuvoloso, però perlomeno non fa un caldo allucinante, anche perché in certi orari c'è veramente tantissima gente, vedete che comunque sono le 7 in punto, sentite, sono le campane, sono le 7 e si sta già riempiendo. E vi assicuro che noi siamo arrivati comunque 6:00, 3:00, c'era un sacco di gente sia che tornava che stava andando, appunto per evitare sia le ore più calde nel caso che trovi coda, ma anche perché comunque per riuscire a fare una cosa più tranquilla, soprattutto perché a Montisola le strade sono molto strette, quindi se c'è tanta gente non riescono proprio a smaltirla. Però mentre che sale la luce è un bel effetto. Adesso inizia a fare il bello chiaro, guardate che visuale diversa. Là è l'isola di San Paolo dove eravamo prima, adesso è zoomato logicamente perché guardate la distanza effettiva, vedete? Il vento va a momenti, si è leggermente calmato, comunque c'è, si gondola, quindi vi verrà mal di mare anche voi. Però è bello perché comunque ci sta, sta uscendo comunque una bella giornata, tutto sommato è nuvoloso, però perlomeno non fa un caldo allucinante, anche perché in certi orari c'è veramente tantissima gente, vedete che comunque sono le 7 in punto, sentite, sono le campane, sono le 7 e si sta già riempiendo. E vi assicuro che noi siamo arrivati comunque 6:00, 3:00, c'era un sacco di gente sia che tornava che stava andando, appunto per evitare sia le ore più calde nel caso che trovi coda, ma anche perché comunque per riuscire a fare una cosa più tranquilla, soprattutto perché a Montisola le strade sono molto strette, quindi se c'è tanta gente non riescono proprio a smaltirla. Però mentre che sale la luce è un bel effetto. Ok, proseguiamo un pochettino il video, adesso siamo nella località di Sensola, continua la passerella, guardate, cartelli insoliti, è troppo carino, attenzione possibile attraversamento gatti. Vedete, il ponte è tutto lì indietro, là c'è un altro punto dove si collega allo snodo che vi avevo mostrato nel video di prima, vedete? E la passeggiata praticamente sempre è comunque costantemente seguita da questo tappeto giallo. Ho fatto già le foto, ma vi mostro la visuale dall'alto. Là è dove eravamo noi prima, che è quello che va all'isola. E questo si collega allo snodo che vi avevo mostrato, vedete? Là in fondo dietro l'albero c'è lo snodo, ecco qua, vedete? Da qua si vede tutto e si vede anche lo snodo dove noi eravamo prima e dove poi abbiamo girato. Adesso noi stiamo facendo questa parte, l'abbiamo fatta sulla terraferma, poi vediamo, magari andiamo avanti a farla. Dopo riprendiamo magari la passerella da qui e facciamo un giro dall'altro lato. Adesso facciamo una passeggiata qua e andiamo a vedere questa frazione qua un po'. Un altro punto panoramico, infatti, è per quello che continuano a dare tutto il percorso contrassegnato, perché ci sono vari punti panoramici, dove si ha la possibilità di vedere tutta la passerella. Vedete, comunque è molto carino. Vista panoramica dall'alto della passerella che va verso l'isola di San Paolo.
Adesso noi stiamo facendo una passeggiata a piedi. Stiamo andando verso il paese, la frazione, la località di Milzino. E stiamo facendo tutta la strada panoramica in modo da avere le varie visuali della passerella anche dall'alto. Ok, guardate, siamo in un punto panoramico abbastanza alto. Come vedete, l'afflusso delle persone è abbastanza copioso adesso, anche perché quel ramo, come l'allerta sale, viene chiuso perché comunque è molto lungo, vengono chiusi entrambi. Quindi sicuramente la gente ne approfitta del fatto che ci sia bel tempo. La giornata si è aperta rispetto a stamattina, guardate. Qua siamo abbastanza in alto. Ok, adesso è quasi mezzogiorno, noi stiamo ritornando indietro dalla strada panoramica. Le camere e la correggia sono le 9.50. Ok, sono le 9.50. Notte. Stiamo ritornando giù comunque dalla strada panoramica. Cucino fa male. Quella è l'isoletta di San Paolo che vi ho mostrato. Vedete quanta gente c'è adesso. Noi lì eravamo lì stamattina alle 4:30, un quarto alle 5, eravamo lì. E c'era su un vento della miseria. Dopo siamo venuti via da lì e abbiamo deciso di fare tutta la parte panoramica, dove si vede comunque tutta la parte del lago. Quindi qua siamo in località Sansone. Vedete? Comunque molto bella, veramente. Ne vale la pena di venirla a vedere, anche perché è una cosa comunque unica. Non è ripetibile. Quindi abbiamo deciso di vederla anche dall'alto per vedere com'è l'effetto. Quindi da un po' come l'idea se fosse aereo. Infatti molte foto che avevo visto pensavo che fossero state fatte comunque o con i droni da qualche fotografo, invece secondo me, vedete, sono state fatte comunque dalla strada panoramica, quindi questo è il punto più alto dove si vede la piattaforma, perché dopo si sale ancora. Noi prima eravamo più in alto, che c'è una rocca, è molto bella, però è privata. È un po' lo stesso discorso dell'isola di San Paolo, che è della famiglia Beretta. La stessa cosa per la rocca, è veramente bellissima. Però vedi la foto, puoi avvicinarti, quella che comunque vi ho ripreso più volte da lontano. Però di per sé non puoi andarla a visitare. Vedete quanta gente c'è sul ponte. Comunque contate che l'afflusso è sempre costante, perché comunque la portata massima è di 7.500 persone. Quindi quando vedono che le persone sono troppe, stoppano, fanno uscire e poi man mano danno il via di entrare a Sulzano, perché comunque l'entrata, la passerella inizia a Sulzano, quindi sulla terraferma, e arriva a Montisola. Vedete? Secondo me è molto interessante questo tipo di veduta, perché comunque vi fa rendere conto comunque com'è l'opera, come è stata strutturata, quanto tempo ci è voluto comunque per farla, perché vedete dopo là in fondo c'è tutta la parte del percorso pedonale, comunque sempre sul tessuto arancione, e ti porta la passerella principale, che è quella poi che ritorna a Sulzano. Diciamo che siamo stati fortunati, perché comunque ha piovuto 10 minuti stamattina alle 5, come avevano detto le previsioni meteo. E poi la giornata, guardate, è bellissima. Si è aperta, poi vedete, noi siamo comunque in alto, quindi vedete, è comunque tutto in salita e dopo si scende giù dall'altra parte in altre località. Però comunque ci piaceva l'idea di poterla vedere anche da questo tipo di prospettiva, perché sicuramente è interessante. Vedete, ci sono i due rami che si uniscono poi quando arrivano là all'incrocio verso l'isola di San Paolo, quindi ritorna ad essere uno la passerella. Poi si fa tutto il percorso, si sceglie quale dei due si preferisce a seconda di quanto si vuole camminare comunque sull'isola. Poi si segue tutto il percorso e da lì si va a quella principale, che collega poi l'isola alla terraferma. Ok, come vedete qua siamo praticamente alla fine. Lì è il tragitto che noi dobbiamo ancora fare per ritornare lì da dove siamo partiti stamattina alle 4 e alle 4 più o meno. La passerella, vedete, attraversa tutto il lago.
e qua finisce a Montisola. Dopodiché c'è tutta la parte, tutta la camminata da fare lungo l'isoletta fino a che si raggiunge poi l'altra parte del pontile mobile che collega l'isola di San Paolo, poi da lì c'è un'altra ramificazione che va di nuovo in un'altra frazione di Montisola e dopo basta, si ritorna indietro. Questa qua a piedi è l'unico modo per ritornare sulla terraferma, quindi partiamo da Montisola, dopo ve ne faccio vedere un pezzettino e facciamo di nuovo tutto il ponte. Come vedete adesso è pienissimo, lo zoom un po', guardate. Ok, infatti inizia già a essere incasinatissimo anche qua a camminare. Ci siamo fermati un attimo da parte in un punto che non si potrebbe, ma vedete, cioè adesso è veramente impensabile, non è neanche mezzogiorno, quindi è proprio impensabile a quest'ora. Cioè o si viene la mattina prestissimo o si viene la sera tardi, perché anche nei giorni lavorativi queste comunque sono le persone che si trovano. Dopo vi faccio vedere la parte finale e poi ci salutiamo. Ok, non so dove ero arrivata perché mi è arrivata una telefonata, avevo tolto la modalità offline. Come vedete stiamo ripercorrendo tutto il ponte. Vedete? Panorama. Questa è Montisola. Adesso la stringo. E lì è da dove si arriva. È un'isola abbastanza grande, comunque girandoci intorno con diverse piccole frazioni. Diciamo non è praticissima perché comunque si può andare solo in motorino, in bicicletta e i mezzi di trasporto normali appunto sono soltanto per chi ha delle attività o comunque per servizio pubblico o per soccorso e logicamente ci sono, hanno un autobus come comunque vi ho già detto. Vedete il percorso curva leggermente, se mi sto uccidendo. Stamattina non si vedeva perché c'era buio. Adesso si vede, vedete, c'è tantissima gente, poi inizia a fare veramente caldo, anche se le previsioni meteo erano con velature tutto il giorno, sì, effettivamente è nuvoloso, però questo arancione riflette un casino il caldo e noi adesso infatti torniamo indietro, anche perché comunque siamo in giro da stamattina alle 3, ci siamo già passati due volte tutta la parte comunque di là dove c'era l'isoletta di San Paolo. Questa è la parte più breve perché infatti appunto per quello che è stato scelto come punto, perché tra la riva e Montisola è la parte più corta. Infatti abbiamo camminato molto di più per raggiungere l'isoletta e abbiamo capito perché la chiudono, perché comunque è un tragitto molto lungo, non è niente fare questo pezzo là, appunto essendo due rami, come c'è un po' di allerta brutto tempo lo chiudono. Però vedete il paesaggio è proprio bello. Guarda, poi Montisola è molto bella, noi ci andiamo ogni tanto, non spesso, capita che andiamo perché comunque bisogna prendere il battello. È importante dire che è l'isola più grande che c'è in Europa su un lago. Sì, è una delle peculiarità comunque del lago di Iseo che ha quest'isola. Dopo oltre a questa c'è l'isola di Loreto e l'isola di San Paolo che comunque sono private. Quella di San Paolo era quella appunto circondata da tutto il ponte, quindi hanno avuto il permesso, anche perché comunque hanno finanziato anche loro una parte dell'opera, quindi poi hanno dato il permesso di mettere intorno tutto questo ponteggio mobile. È veramente un'esperienza molto bella, soprattutto effettivamente da fare a piedi nudi, anche se stancante, perché comunque si cammina su del materiale comunque molto gommoso e a piedi scalzi lo senti un attimino di più. Io ho camminato qualche chilometro così, adesso vabbè stiamo rientrando, poi comunque se c'è questa parte qua c'è tanto sporco per terra, non vado a rischiare di magari che mi entri una scheggia o qualcosa. Questa è la visuale. Adesso ci stiamo avvicinando a Sulzano, là in fondo si vede comunque Sulzano, quindi c'è la terraferma. Vedete? E questa è un'isola. Vedete? Si vede tutta la parte, da qua la vediamo tutta. È abbastanza alta. Infatti prima eravamo sulla strada panoramica, in modo da vedere tutta questa
non si vedeva questa parte che collega proprio l'isola alla terraferma, ma si vedeva tutto quello che collegava l'isola all'isola di San Paolo, quindi era molto bello. E noi eravamo su abbastanza in alto, vicino alla rocca. Se riesco vi metto dentro qualche foto perché è molto carina, ma anche quella è una rocca privata, molto antica, però appartiene a una famiglia, quindi è visitabile solo esternamente, perché dopo è cintata, c'è un parco dove si può comunque fare il picnic e basta. E quindi noi dalla The Floating Pierce vi salutiamo, perché comunque abbiamo già fatto abbastanza. Magari dopo vi metto qualche foto di Sulzano e magari ve li faccio anche una slot fotografica, vediamo, anche perché il video sarà già durato tantissimo, che dovete, cioè, per quanto io l'ho stoppato, comunque sono 4,5 km solo di parte calpestabile, quindi di piattaforma. Quindi dopo noi siamo andati su anche sulla collina per comunque vedere la strada panoramica, quindi penso che il video sia già durato tanto, in totale non lo so perché l'ho fermato varie volte, perché sennò era un casino, in modo che se ho bisogno di fare dei tagli per accorciarlo comunque mi diventa più comodo. Io intanto vi saluto, spero che vi sia piaciuto e cercherò di metterlo online il prima possibile, in modo che abbiate la possibilità ancora di vederlo, perché voglio ricordarvelo, la struttura è mobile, quindi dura 3 settimane, dal 18 giugno al 3 luglio. Dopodiché verrà tutto smantellato e logicamente non ci sarà più la possibilità di camminare a piedi, in questo modo di raggiungere la terraferma, quindi dopo si ritornerà alle origini, quindi con i battelli, motoscafi o gommoni. Quindi ok, io vi saluto con questa visuale, ci spostiamo un po' di lato, se no non arriviamo più. Ciao a tutte e alla prossima, fatemi sapere con un like se il video l'avete trovato interessante.